Buongiorno a tutti i telespettatori di TV 12 e ben trovati in diretta a questa edizione di pranzo del nostro TG, un'edizione che apriamo con la visita al Parlamento europeo del Presidente dell'Ucraina Zelensky. L'Europa significa libertà. Questo è il nostro modo di vivere, questa è la casa dell'Ucraina, ha detto Zelensky, che questa mattina appunto è intervenuto in Parlamento europeo, poi interverrà anche al Consiglio dell'Unione europea. È stato accolto tra fragorosi applausi il Presidente dell'Ucraina, che nel suo intervento ha evidenziato come l'aspirazione di Kiev sia quella di entrare in un'Europa moderna, moderna e pacifica. Poi spiegato come i suoi uomini in Ucraina stiano difendendo anche lo stile di vita europeo, le regole di vita europee e lo Stato di diritto. Grazie a tutti voi, ha detto ancora Zelensky, che avete aiutato i profughi che si sono insediati nei vostri paesi, che avete aiutato a difendere i nostri cittadini e per non aver ceduto alla disinformazione russa. Ancora i ringraziamenti da parte del Presidente dell'Ucraina per le forniture vitali di armi, munizioni, carburante e attrezzature per l'energia. Senza di voi non ce l'avremmo fatta, ha detto ancora il leader ucraino, che nelle prossime ore avrà un incontro bilaterale con il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni che questa mattina ha definito inopportuno l'incontro organizzato da Macron e Scholz con Zelensky. Sentiamo allora le parole di Giorgia Meloni. Guardi, francamente mi è sembrata più inopportuno l'invito a Zelensky di ieri, perché credo che la forza, la nostra forza in questa vicenda sia l'unità e la compattezza. E io capisco, voglio dire, le questioni politica interna, no? Il fatto di privilegiare le proprie opinioni pubbliche interne, ma ci sono momenti nei quali privilegiare la propria opinione pubblica interna rischia di andare a discapito della causa, e questo mi pare che fosse uno di quei casi. E il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, oggi in regione alla Foiba di Basovizza, in occasione del giorno del ricordo, alla vigilia del 10 febbraio, il Presidente del Senato ha commemorato questa mattina le vittime delle foibe con un fuori programma. Davanti alla Foiba, monumento nazionale, con i due carabinieri che tenevano una corona di fiori, La Russa si è inginocchiato e ha fatto il segno della croce, un gesto inusuale. Subito dopo è andato nel vicino museo. Vi daremo conto della visita del Presidente del Senato anche nelle prossime edizioni del nostro TG. Intanto questa mattina, prima della visita a Basovizza, La Russa ha incontrato il Presidente di Federesuli Istriani Fiumani e Dalmati, Giuseppe De Vergottini. Vediamo un breve video. Io sono contento di vederla perché ormai si avvicina il giorno del ricordo, e quindi incontrarla prima di andare a Basovizza per me ha un significato particolare. Fra l'altro in famiglia mia cognata, moglie del mio fratello maggiore, viene da Fiume, quindi conosco anche familiarmente la tragedia degli istriani, dei fiumani, dei dalmati. E non adesso, che grazie a Dio è largamente condivisa, ma sin da bambino in famiglia sono stato abituato a guardare alla epopea di chi ha dovuto lasciare le proprie terre, e peggio ancora alla tragedia delle foibe, con un occhio molto attento. Grazie di cuore della visita. E in occasione del giorno del ricordo, la Cineteca del Friuli avvierà una programmazione speciale. Nella giornata di domani, in collaborazione con il Comune, un'iniziativa rivolta in particolare agli studenti di terza media e quinta superiore delle scuole gemonesi, verrà proiettata la pellicola di Luigi Zampa, Cuori senza frontiere, con Gina Lollobrigida e Raff Vallone.
bene. La Cineteca conserva una copia in 35 mm restaurata nel 2000, successivamente digitalizzata nel proprio laboratorio. Nel film la vicenda personale dei due protagonisti si intreccia con le vicissitudini di un paesino del Carso Goriziano che nel dopoguerra si trova tagliato a metà da una linea bianca che segna il nuovo confine fra Italia e Jugoslavia. Sabato invece alle 18 il professor Carlo Gaberscheck introdurrà al cinema sociale di Gemona la visione di tre documentari storici, Pola addio, Esuli di Istria e Istria, i luoghi del cinema. I tre documenti, tutti provenienti dal fondo filmico della regione, depositato a Gemona nel 2012, sono stati digitalizzati dalla Cineteca del Friuli nell'ambito di un progetto pluriennale che ha come obiettivo la raccolta e la pubblicazione in DVD del maggior numero di opere disponibili sul tema dell'esodo da Istria e Dalmazia. Particolarmente commovente è il cinegiornale intitolato Pola addio, il più famoso documentario cinematografico del dramma degli esuli istriani, in cui le immagini, girate quasi certamente dal triestino Gianni Alberto Vitrotti e successivamente riprese in altri servizi e film sull'esodo, ci mostrano in presa diretta gli italiani di Pola mentre lasciano le loro case per imbarcarsi sulla motonave toscana che li porterà in Italia. Esuli di Istria, con la regia di Giulio Mauri e i testi di Valeria Bombaci, realizzato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, fondata da Oscar Sinigaglia, testimonia invece lo sforzo compiuto dall'Italia e in particolare dall'Opera stessa nell'accoglienza degli esuli. Al termine delle proiezioni, Carlo Gaberscheck presenterà al pubblico il suo ultimo volume, Istria, i luoghi del cinema. L'ingresso è gratuito. Prima di andare a collegarci con la nostra troupe esterna, una notizia di cronaca, un aggiornamento di cronaca appena giunto in redazione. Un grave incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A34 nel tratto compreso tra Gradisca di Sonzo e Villesse, in direzione Villesse. Uno scontro frontale tra due vetture, 5 persone sono rimaste coinvolte e c'è anche una vittima, una persona è deceduta nell'impatto, una versa in condizioni molto gravi. Non sono ancora note le condizioni delle altre tre persone. Sul posto i sanitari del 118. Vi daremo ovviamente tutti gli aggiornamenti anche su questo grave incidente nelle prossime edizioni del nostro TG. Adesso apriamo il collegamento con la nostra troupe esterna, con Francesca Santoro, che si trova nella sede della regione a Udine, dove questa mattina si è costituito ufficialmente il comitato d'onore in vista della Dunata degli Alpini, che come sappiamo si terrà a Udine il prossimo mese di maggio. Allora Francesca, buongiorno, veniamo da te per tutti i dettagli. Sì, Angela, buongiorno. Una firma importante in vista della Dunata degli Alpini che si svolgerà dall'11 al 13 maggio a Udine, una firma che ha sancito l'ufficialità di questa adunata, la costituzione del comitato d'onore, la presenza del governatore Massimiliano Fedriga e anche delle massime cariche dell'Associazione degli Alpini. Tutti i dettagli, hanno detto, saranno forniti a brevissimo, perché la commissione è composta da circa 300 persone al lavoro per definire tutti gli aspetti, dai parcheggi all'ospitalità a tutta la gestione di queste importanti 4 giorni. Si prevede l'arrivo di circa 250.000 alpini, poi ovviamente ci saranno tutte le altre persone che arriveranno a Udine in occasione appunto di questo importante evento. Abbiamo fatto il punto con il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, vediamo l'intervista. Costituzione oggi del comitato d'onore per la Dunata degli Alpini di Udine, un momento dal grande significato. Sì, un momento dal grande significato, perché sancisce in modo formale l'unità di intenti non solo dell'Associazione Nazionale Alpini, della ovviamente sezione che ha l'onere principale di organizzare la Dunata, ma anche delle realtà istituzionali locali, dalla Regione al Comune che ovviamente ospita la Dunata. Un momento importante proprio per questo,
perché insieme si fanno le cose. Noi abbiamo sempre avuto questo principio, non siamo mai andati in realtà in cui non ci fosse una condivisione totale anche con le amministrazioni locali. Questo è anche il segno e il senso di cosa sono gli alpini, perché gli alpini sono nel territorio. Voglio ricordare che abbiamo solo in Italia oltre 4.300 gruppi sparsi in tutta Italia e sono strettamente sempre collegati alle realtà locali, quindi alle amministrazioni locali, alle organizzazioni di volontariato locale, proprio per essere un elemento forte del territorio. Lei ha ricordato quali sono i valori rappresentati da questa adunata. Sì, i valori della adunata sono i nostri valori alpini, che sono quelli del sacrificio, del dovere, della disponibilità, della solidarietà e del senso, ecco, di appartenenza, quindi di patria, che vuol dire appartenenza, identità. Un popolo senza identità è un popolo che non avrà futuro. Un popolo con l'identità futuro è anche capace di confrontarsi con le altre. Quanti alpini si può presumere che arriveranno, secondo lei, a Udine per la adunata? Beh, di alpini direi che quelli dell'associazione credo che in una realtà come Udine saranno a casa solo, non dico gli over 100, perché tanti di quelli invece verranno. Voglio ricordare che tra l'altro abbiamo fatto proprio recentemente un censimento all'interno dell'associazione e abbiamo ancora 288 over 100 dentro l'associazione. Quindi vuol dire che far parte dell'associazione, fare l'alpino, è anche un viatico di lunga vita. Però io credo che tutti gli altri saranno nel limite possibile sicuramente presenti. Quindi la parte alpina avrà sui 200-250.000 presenze, questo sicuro. La adunata sarà quindi ovviamente l'occasione per ribadire i valori fondanti degli alpini, ma sarà anche una vetrina promozionale importantissima per tutto il territorio, per tutta la regione. Lo ha sottolineato il governatore Massimiliano Fedriga, vediamo l'intervista poi lì nello studio. È un messaggio chiaro quello che parte da Udine, dal Friuli Venezia Giulia, grazie alla adunata degli alpini. Sì, sono contento che ovviamente ringrazio l'Associazione Nazionale degli Alpini di aver scelto il Friuli Venezia Giulia e Udine per l'adunata 2023. È sicuramente un momento di festa, un momento di visibilità per Udine, per il Friuli Venezia Giulia, un momento di grande richiamo per tutto il territorio friulano. Dall'altro però voglio ricordare quello che rappresenta l'adunata, che sono i valori trasmessi dagli alpini, dal corpo degli alpini, quello che hanno rappresentato, quello che rappresentano. Il valore di comunità, del sacrificio per gli altri, e penso sia motivo di orgoglio che il Friuli Venezia Giulia e Udine diventino capitale di questo messaggio grazie agli alpini nel 2023. Tanti valori, ma anche un peso dal punto di vista promozionale, è stato sottolineato anche oggi. Beh, non c'è dubbio, penso sia una delle iniziative di maggior visibilità che avvengono sul territorio nazionale, e averlo a Udine in Friuli Venezia Giulia rappresenta una vetrina importantissima per la nostra terra. Stiamo promuovendo con grande sforzo anche di carattere economico il Friuli Venezia Giulia su tutti i mezzi, e non a caso anche i risultati dell'attrattività turistica sono aumentati in modo esponenziale, superando addirittura le altre regioni rispetto al recupero 2019 post pandemia, e la adunata degli alpini non può essere che un altro motivo per far conoscere ancora di più le opportunità che un turista ha se sceglie il Friuli Venezia Giulia. Grazie. Grazie mille. E questa mattina, sempre nella sede della Regione a Udine, è stato presentato anche il programma del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia, che nel periodo 2021-2027 mette in campo oltre 500 milioni di euro tra risorse del programma europeo e risorse aggiuntive regionali. Abbiamo sentito a proposito l'assessore regionale al bilancio Barbara Zilli. Il lancio del programma FESR 2021-2027, quali sono le sfide che si pongono per la regione? L'obiettivo dell'amministrazione regionale è la crescita continua e strutturale di questo territorio. Noi abbiamo investito importanti risorse a livello regionale che si affiancano alle risorse del POR FESR, per cui abbiamo un pacchetto di 500 milioni di euro. A questi si aggiungono tutti i fondi strutturali, i fondi di coesione e le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che offrono un pacchetto di oltre 3 miliardi e 4, cui si aggiungono
raggiungono i fondi regionali. È importante per noi continuare ad investire in maniera strutturale su queste linee che riguardano l'innovazione delle nostre aziende, la ricerca e non solo, la coesione sociale, la mobilità e le sfide anche legate all'ambiente. Siamo convinti che questa regione meriti tutti questi sforzi e anche di più, perché davanti alle crisi che abbiamo vissuto ha risposto in maniera assolutamente ottima, e quindi l'amministrazione regionale continua su questo trend. Com'è andata nella tranche precedente del programma? Guardi, Regione Friuli Venezia Giulia si conferma sempre tra i migliori a livello europeo per essere percettrice di fondi e anche per la competenza che viene espressa dai beneficiari nel momento in cui aderiscono ai bandi. Quindi le nostre proposte diventano molto spesso delle best practice a livello europeo, raccolti da altri partner, e di questo siamo orgogliosi, e questo ci sprona ancora di più a fare meglio. Siamo sempre sul podio per la rendicontazione e non abbiamo restituito risorse mai finora. E intanto a livello europeo, sul fronte vino, l'Irlanda ha notificato le nuove etichette con l'alert sulla salute al WTO. Il ministro Tajani ha scritto all'Unione Europea. Facciamo il punto nel prossimo servizio. L'Irlanda non cambia rotta e, nonostante il parere contrario di 13 altri paesi membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, tira dritto notificando all'Organizzazione Mondiale del Commercio le norme tecniche sull'etichettatura salutista degli alcolici. Il progetto di regolamento sull'etichettatura si applicherebbe a tutti i prodotti alcolici venduti in Irlanda, si ricorda nella notifica, siano essi prodotti localmente o importati. Pertanto potrebbe costituire una barriera tecnica al commercio. Ed è proprio su questo punto che il ministro degli affari esteri, Antonio Tajani, ha inviato una lettera al vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. Secondo Tajani, le nuove norme irlandesi sulle etichette rischiano di essere una fonte di distorsione agli scambi internazionali, equivalente a una restrizione quantitativa. Il provvedimento, sottolinea Tajani, oltre ad essere criticabile sotto il profilo del diritto europeo, potrebbe innescare una reazione a catena che finirebbe con il danneggiare l'insieme dell'Unione. Ma i tempi si fanno stretti anche per il fronte contrario agli health warning nell'etichetta del vino. Il periodo per la presentazione delle opposizioni scade tra 90 giorni e l'Italia non sembra star ferma a guardare. Proporrò all'Irlanda, annuncia su Twitter il ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste Francesco Lollobrigida, una mediazione che può aiutarli a rendere più chiara la loro etichetta e soprattutto garantire corretta informazione. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha inviato nelle scorse ore a tutti gli associati una lettera rossa, massima priorità, nella quale ribadisce la necessità di mantenere alta la soglia di attenzione sulle misure di sicurezza informatica. Esattamente un anno fa avevo ricordato, ha detto Agrusti, come gruppi di hacker avrebbero potuto approfittare del particolare contesto internazionale in atto per i loro scopi illeciti. Oggi devo constatare non solo la permanenza del pericolo, ma purtroppo l'aggravamento della potenzialità di intrusione da parte di organizzazioni criminali. Per questo motivo, aggiunge il presidente di Confindustria Alto Adriatico, ritengo indispensabile non solo ricordare alle imprese la necessità di dotarsi di sistemi di controllo e vigilanza, ma anche mettere a disposizione tutte le competenze necessarie per scongiurare il pericolo. Agrusti ha anche ricordato ai giovani esperti che ITS Alto Adriatico sta formando proprio in cyber security e che, ha detto, hanno senza dubbio consapevolezza e qualità per dare una mano. Aspettando il Pordenone Doc Fest ogni giovedì al Cinema Zero, il programma di anteprime alla presenza degli autori e dei protagonisti. Vediamo. Tutti i giovedì, dal 9 febbraio al 23 marzo alle ore 20:45, il Cinema Zero di Pordenone presenta Aspettando Pordenone Docs Fest, le voci del documentario. Il programma di anteprima è la 16ª edizione del Pordenone Docs Fest, il festival che propone uno sguardo sulla più stretta attualità attraverso la selezione dei migliori documentari internazionali. Sempre alla presenza degli autori e dei protagonisti dei film, la programmazione intende restituire il ritratto dinamico di un'Italia attraversata da tensioni, dubbi e speranze. Pordenone Docs Fest aprirà poi la settimana successiva, il 29 marzo, per terminare il 2 aprile. La parola ora a Riccardo Costantini, coordinatore del Pordenone Docs Fest, che offre una panoramica sui tanti film in programma. Comincia il 9 febbraio alle 20:45 a Cinema Zero, Aspettando Pordenone Docs Fest, le voci del documentario.
la rassegna che viene proposta per prepararsi al Festival di Cinema Reale che avrà luogo a fine marzo e inizio aprile proprio a Pordenone a Cinema Zero. Si comincia con il film dedicato al G8 di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzoli, un film da vedere assolutamente perché ci racconta Genova 20 anni dopo con molto materiale inedito, in particolare diari visivi di molti studenti, di molte persone che si sono recati a Genova, ovviamente sperando di trovare una manifestazione festosa e un'occasione di incontro e di confronto. Si prosegue con un tema che ritornerà varie volte durante la rassegna, con Argine 310, un film di un grande documentarista italiano che si chiama Gianfranco Pannone, e dedicato al caso Whirlpool e alla chiusura della fabbrica di Napoli. Alessandro Siani nel film si muove fra gli operai a ricostruire la storia che è stata anche di suo padre all'interno della fabbrica e a capire perché oggi il lavoro continua a essere un problema. Tutti i film saranno accompagnati da ospiti, segnalo in particolare la presenza di Andrea Pennacchi per Pluto di Renzo Carbonera il 23 di febbraio e poi parleremo di ISIS, parleremo di, ovviamente di movimenti ecologici. Cercheremo quindi, come sempre fa Pordenone Docs Fest, di confrontarci con l'attualità con i migliori documentari. L'appuntamento è ogni giovedì con Costanza alle 20.45 a Cinema Zero. L'estate musicale del Friuli Venezia Giulia si arricchisce di un nuovo nome ed è quello del rapper italiano Salmo, che il 22 luglio, con inizio alle 21.30, sarà il protagonista di una delle serate del Festival di Maiano. Quello di Salmo è il primo grande nome del calendario dei concerti live del Festival. Appuntamento dunque sabato 22 luglio a Maiano, i biglietti sono in vendita dalle 14 di oggi. E a proposito di musica, per il Festival di Sanremo, ascolti davvero importanti nella seconda serata, 10.545.000 spettatori, pari al 62,3% di share. Questi i numeri della serata di ieri. Come sempre nel nostro TG della sera daremo ampio spazio anche al Festival di Sanremo con dei collegamenti con il nostro inviato Alessandro Pomarè proprio nella città dei fiori. Adesso dagli spettacoli passiamo allo sport e parliamo di Udinese, che sta mettendo a punto la partita di domenica contro il Sassuolo. Allora facciamo proprio il punto della situazione nel servizio di Stefano Giovanpietro, che ha seguito l'allenamento di ieri al Bruseschi. Continua il lavoro settimanale dell'Udinese, che mette nel mirino il Sassuolo per tornare alla vittoria in casa nel lancio invece di domenica alla Dacia Arena contro i Neroverdi, reduci da un buon momento di forma, che hanno ritrovato il miglior Berardi, il miglior Lorientè. Per questo ci vorrà la migliore Udinese, che Sottil vuole ricostruire pian piano. Nella seduta del mercoledì ci sono state comunque alcune defezioni, un lavoro personalizzato per Wallace, così come per Beto che si è alternato con Success che aveva fatto lavoro a parte martedì. I due si sono scambiati, per così dire, con il nigeriano che è rientrato in gruppo, il portoghese che invece ha fatto un lavoro un po' più di scarico per gestire l'energia di un reparto offensivo che, ricordiamo, è orfano di Deulofeu, che si è da poco operato e che mancherà per un lungo periodo, che ancora non può contare su Ilya Nestorovskyj, che sta svolgendo un lavoro differenziato, e se estendiamo il ragionamento ai giocatori offensivi, ancora non può contare sul miglior Toven, che non sarà titolare contro il Sassuolo ma vedrà il suo minutaggio probabilmente aumentato rispetto ai 15 minuti di Torino, e non può contare almeno al 100% ancora su El Tucu Pereira. Il capitano anche in questa seduta di mercoledì è sceso in campo per fare un lavoro differenziato ed è imminente il suo rientro in gruppo, che lo porterà presumibilmente a una convocazione contro il Sassuolo. Poi starà a Sottile lo staff medico e anche lo stesso calciatore a valutare quale sarà il miglior utilizzo, il miglior minutaggio da dargli in caso nella partita contro il Sassuolo, dove l'Udinese sicuramente vuole fare bene, partire dalla prestazione ma vincere, perché vuole subito tornare a dare l'assalto alla settima posizione in classifica e in campionato. Udinese che vuole tornare a vincere, Sassuolo che vuole continuare la sua striscia di risultati positivi. Nella gara di domenica alla Dacia Arena, la chiave potrebbero essere i duelli sugli esterni. Vediamo il servizio.
L'Udinese domenica all'ora di pranzo ospita il Sassuolo di Alessio Dionisi, che ha ritrovato se stesso grazie soprattutto alle ultime due vittorie, nelle quali ha sepolto di reti il Milan di Pioli a San Siro e ha superato di misura, con episodio arbitrale a favore, l'Atalanta di Gasperini. Due vittime illustri che rilanciano le ambizioni dei neroverdi di arrivare nella parte nobile della classifica, dopo aver corso lo spavento concreto di ritrovarsi invischiata nella lotta per non retrocedere. La metamorfosi è avvenuta quando Dionisi ha potuto tornare a contare sul vero Domenico Berardi. L'esterno del Sassuolo, che quest'anno ha scelto la maglia numero 10, ha saltato parecchie partite per infortunio, privando i suoi della luce di davanti e del suo carisma in campo. Una volta tornato lui al massimo della condizione, le cose sono migliorate e anche il suo posto, l'Orienté, è tornato quello dei livelli d'inizio campionato. Manna dal cielo per Dionisi, che ha ritrovato la vera forza della sua squadra, che sta nell'imprevedibilità degli esterni, oltre che negli inserimenti sempre letali di Davide Frattesi. E domenica l'Udinese dovrà vincere i duelli sugli esterni per spuntarla. Gran parte della storia della gara si concretizzerà in questi uno contro uno, con Berardi che parte da destra e andrà a sollecitare la fase difensiva di Udoge, apparsa nelle ultime uscite non del tutto impeccabile, mentre il francese dall'altra parte metterà ancora alla prova la crescita di Kingsley e Ezebue. La maggior parte dei gol della squadra emiliana arriva proprio dagli esterni e per questo andranno limitati, senza perdere però spunto nella fase offensiva. Poi ci sarà bisogno delle reti degli attaccanti, Beto e Success, con Toven pronto all'utilizzo a gara in corso, in attesa del recupero di Nestorowski. Intanto a Udine potrebbe anche approdare l'ex Inter Spezia Ray Manai, che ha da poco rescisso il contratto che lo legava al Watford. Prima di chiudere questo nostro TG, un aggiornamento sull'ultim'ora di cronaca sul grave incidente che si è verificato pochi minuti prima delle 11.30 sull'autostrada A34, la Villesse-Gorizia, coinvolte nel sinistro due vetture. Poco prima del piazzale della barriera di Villesse, un'auto ha invertito il proprio senso di marcia tornando indietro e a seguito di questa operazione si è scontrata con un altro veicolo leggero che stava dirigendosi verso l'innesto della A4. C'è stato un decesso, una persona è morta, un'altra è stata trasportata in ospedale in codice rosso, altri tre feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale in codice giallo. Per chi proviene da Gorizia ed è diretto verso il bivio A34-A4 è consentita l'uscita a Villesse e il rientro allo stesso svincolo seguendo le indicazioni sulla viabilità ordinaria. Sul posto stanno operando, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autovie Venete. Adesso vi ricordiamo i principali appuntamenti del pomeriggio sera sul nostro canale, con il consueto appuntamento delle 15 con Pomeriggio Calcio, il TG Flash del pomeriggio alle 16, alle 17 in forma dalle 19 la fascia informativa serale con il TG Sport, seguito dal TG Cronaca, all'interno del quale come sempre daremo ampio spazio in questa settimana agli aggiornamenti da Sanremo, e poi in prima serata alle 21.15 l'agenda con Alberto Terasso e la partecipazione di Tommaso Cerno. Questa sera il titolo è Immaginare Udine. Noi ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra attenzione, vi lasciamo alle previsioni del tempo. Ancora buon pomeriggio a tutti voi. Amici di TV12, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna del sole e del bel tempo sul Friuli Venezia Giulia, al più solo qualche velatura in transito, senza fenomeni associati, in un contesto climatico asciutto, totale assenza di precipitazioni anche nel corso dei prossimi giorni, dunque forte deficit idrico. Cieli sereni o parzialmente nuvolosi anche su Pordenone e Udine, con temperature pressoché stazionarie. Clima freddo ed invernale anche nelle ore centrali della giornata, valori infatti che non andranno oltre i 6-7 gradi. Attenzione invece alle gelate notturne, con valori infatti anche sotto zero. Sole protagonista su Gorizia e Trieste, situazione analoga, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e temperature pressoché stazionarie, sia nei valori minimi che nei valori massimi, con clima freddo e tipicamente invernale. Tutti i dettagli vi attendono come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.